Salve, benvenuti a una nuova, fresca, giovane puntata di Social Tomb. Social Tomb, il programma di cui io sono autore, sceneggiatore, conduttore, produttore. In questo programma cercheremo di eleggere la tomba più brutta di tutto il cimitero. E la tomba che vincerà avrà l'onore di essere Social Tomb! Social Tomb, Social Tomb, Social Tomb. Social Tomb. Before I bury it out! Social Tomb! Ecco la tomba di Silvestro Lega, noto pittore macchiaiolo. Mi dispiace, ma è troppo prestigiosa per poter vincere il titolo di Social Tomb! Ai ai ai, che peccato! Nemmeno questa bellissima cappella alle mie spalle può vincere il titolo di Social Tomb! È troppo bella! Concorrente squalificato! Quella tomba lassù in cima, all'angolo del cimitero. Anche le scale sono troppo corte per riuscire a raggiungerla. Potrebbe vincere il titolo di Social Tomb. Tutte queste tombe sono troppo fresche per partecipare al titolo di Social Tomb. È per forza che sono brutte, così non vale. I concorrenti non possono entrare in gara. La tomba del signor Tomba. Ecco un altro concorrente che potrebbe aggiudicarsi il titolo di Social Tomb. Ciao! Lo sapevi che le unghie e i capelli di un cadavere continuano a crescere anche dopo la morte? Lo dovevi sapere. Cultura e morte. Un binomio incredibile. Ed eccoci alla tomba di mio nonno, che sarebbe anche abbastanza bruttina, ma non può vincere il titolo di Social Tomb perché il concorrente è imparentato con il conduttore. Brutto raccomandato. Ma veniamo ora alle grandi favorite per il titolo di Social Tomb. Questa tomba tutta storta, crepata, con delle piante che gli crescono sopra, quasi completamente affossata nella terra, potrebbe vincere il titolo di Social Tomb. Un'altra tomba con un sottovaso allagato, tutta distrutta, storta e piena di crepe, i licheni che crescono sulla lapide, potrebbe classificarsi per vincere il titolo di Social Tomb. Ecco questa tomba capolavoro, opera d'arte, con i fiori rinsecchiti e addirittura ingrigiti, come se fossero stati ingrigiti dalla morte. E notate le macchie, i licheni che sono cresciuti sulla lapide. In più le erbacce che sbucano da quel foro sulla terra. Questa tomba potrebbe senz'altro vincere il titolo di Social Tomb. Come non commuoversi letteralmente di fronte a questo capolavoro? Il vaso completamente storto e infossato nel terreno. Le piante, i fiori qui completamente rinsecchiti e ingialliti. Questa tomba potrebbe senz'altro vincere il titolo di Social Tomb come tomba più brutta di tutto il cimitero, se non fosse che... Ecco, è questa la tomba vincitrice del titolo di Social Tomb. È senz'altro la tomba più brutta di tutto il cimitero. E si aggiudica così la bellissima corona di Social Tomb! Arrivederci alla prossima puntata di Social Tomb e mi raccomando, votate la vostra tomba preferita nella nostra pagina Facebook. Chissà come mai YouTube non mi dà mai la partnership. Io faccio sempre dei video così belli e così di buon gusto.